La buona notizia arriva da Matteo Politano, tornato ad allenarsi regolarmente. Nessun dubbio dunque circa la sua partecipazione al confronto esterno in programma sabato alla Spezia con inizio alle 15. A meno di imprevisti ci sarà anche Andrea Rossi. La certezza è legata all'impiego di Zuparic in mediana al fianco di Brugman, scontato così il rilancio di Fornasier al centro della difesa in coppia con Salamon. Con Rossi in campo sono due le opzioni: Zampano al rientro, terzino destro, fuori Puccino e Pasquato quarto di centrocampo a sinistra come contro il Bari, oppure l'ex Juve Stabia esterno alto con Puccino confermato in difesa. Così al telefono l'amministratore delegato Danilo Iannascoli. Finalmente, insomma, quindi ci sei. Avevamo perso le tue tracce. Non mi avevi cercato più di tanto. Ma non è vero, perché sappiamo che sei stato anche all'estero. Sono stato fuori. Ti sei concesso giorno. Una pausa, beato te. Sì, ho approfittato un attimo. Più carico che mai per questo finale. Ah, io sì, però io non scendo in campo, perciò è difficile che possa dare più di tanto a questa per il risultato. Però certo che il nostro compito cerchiamo di farlo con sempre più entusiasmo, questo sicuramente. Vabbè, però una spinta morale la puoi dare, come lo stesso Sebastiani, altri dirigenti. Certo, anche qualcosa di più, se per questo cerchiamo di dare, oltre che una spinta morale, però non possiamo scendere in campo, tutto qua. Senti Danilo, a parte gli scherzi, comincia la volata finale, il bello, a tuo avviso, deve ancora venire? Sì Massimo, adesso inizia il campionato e io l'ho sempre detto, il campionato di Serie B si gioca nelle ultime 10 giornate. Adesso sono arrivate, perciò adesso ci presentiamo comunque in prima cosa in ottime condizioni fisiche e anche mentali. Dobbiamo cercare adesso almeno di raggiungere quell'obiettivo minimo che avevamo prefissato all'inizio del campionato, era quello del raggiungimento dei play-off. 10 partite alla fine con 6 scontri diretti, 4 in trasferta e 2 in casa, almeno in questo momento sono 6 scontri diretti, insomma un calendario non proprio benevolo se vogliamo. Possiamo vedere adesso le prossime 3-4 partite, poi la classifica può cambiare perché comunque è cortissima, perché anche le squadre che sono a 4-5 punti potrebbero rientrare immediatamente nella corsa dei play-off, così come qualche squadra che non dovesse fare 2-3 risultati insieme potrebbe essere ripresa dalle squadre che stanno giù in classifica, perciò è tutto da vedere. Dunque dopo il Bari lo Spezia, altra squadra di spessore che a gennaio si è ulteriormente rinforzata con l'arrivo dal Verona di Nenè ex Cagliari. Proprio l'attacco sembra il reparto più temibile, con calciatori oltre al brasiliano veloci e di qualità come Catellani, 13 gol e Giannetti, abili a non dare punti di riferimento agli avversari. Insomma, test assai probante soprattutto per i difensori biancazzurri. Potrebbe essere questo il motivo tattico? Ma sì, sicuramente, però speriamo di no, e comunque loro la loro forza ce l'hanno secondo me proprio lì davanti, perché ecco, Nenè stesso, che è un giocatore che a me piace particolarmente ed è un lusso per questa categoria, 2-3 partite fa ha fatto un gol da quasi da centrocampo, stesso gol che aveva fatto anche in Serie A con il Cagliari, mi sembra, contro la Juventus qualche anno fa. Quindi il futuro insomma può attendere in tutti i sensi? Certo, adesso dobbiamo stare concentrati, uniti, soprattutto questo entusiasmo ritrovato con i nostri tifosi che per noi è chiaramente fondamentale. Squadra compatta, lo è anche la società in questo momento, mi pare. Certo, sicuramente compatti e ancora più impegnati per cercare sempre di fare alla nostra città bella figura. Quindi non ha ancora deciso il suo futuro Iannascoli, insomma. Il mio futuro è ogni giorno dobbiamo cercare di migliorarci, Massimo, solo questo. Ti stai baronizzando anche tu, complimenti. No, assolutamente. Va bene, grazie a Danilo Iannascoli, soprattutto in bocca al lupo per questa trasferta. Grazie, crepi il lupo e forza Pescara sempre.